Un cordiale saluto di bentrovati ai nostri telespettatori. Buonasera, bentrovati a questo appuntamento speciale con un programma, uno speciale appunto televisivo dedicato questa sera alla musica e in particolare al jazz, al Festival del Pescara Jazz, alla 49esima edizione di questo appuntamento così importante per il calendario pescarese, degli eventi appunto pescaresi, ma più in generale appunto della regione Abruzzo. Ne parliamo con gli ospiti in studio qui presenti con me questa sera, che sono Simone D'Angelo, vicepresidente dell'ente Manifestazioni Pescaresi, che organizza e promuove appunto questo festival che va avanti ormai da tanti anni. E poi buonasera e grazie per l'invito accolto appunto dal direttore artistico del Festival Pescara Jazz, Angelo Valori. Buonasera. Buonasera. Parliamo allora di questo festival, dicevamo che è nato nel 1969, che va avanti da 49 anni, che si appresta anche a festeggiare i suoi 50 anni di età. Parleremo tra pochissimo anche della storia e parleremo di quello che è il programma del Pescara Jazz, che è iniziato l'8 luglio ma che andrà avanti fino al 30 luglio negli spazi, in questa doppia diciamo, location del Porto Turistico Marina di Pescara e poi del Teatro D'Annunzio. Allora, intanto ripercorriamo un po' anche la storia di questo festival del Pescara Jazz, magari ne parliamo con il direttore artistico che ci diceva appunto prima proprio di iniziare questa trasmissione che il festival è nato nel 1969, si appresta a compiere i 50 anni con anche qualche piccola breve pausa legata ai momenti storici vissuti in passato, direttore. Sì, il festival è nato nel 1969 per una grande intuizione di alcuni esponenti della classe dirigente di allora della città, in particolare Diego De Sisto, che ebbe questa idea che poi trovò da subito in Lucio Fumo, il suo realizzatore, diciamo la sua anima, che per tanti anni ha sviluppato il festival portandolo alle massime vette internazionali. È stato il primo festival, questo va detto da subito, il primo festival estivo italiano ancora in attività, e quindi era una novità assoluta che fotografava una musica giovane, una musica in crescita, una musica che aveva una forte influenza sociale in quel periodo. E quindi nel 69 alle Naiadi è nato questo festival proprio nei giorni in cui l'uomo faceva il primo allunaggio. E quindi proprio negli stessi giorni di luglio Bill Evans col suo magico pianoforte allietava le serate pescaresi. Poi il festival andato avanti ha portato i più importanti artisti del jazz e non solo del jazz. Qui hanno suonato Duke Ellington, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, ma poi Miles Davis, Keith Jarrett, Pat Metheny, Chick Corea, Herbie Hancock, cioè diciamo non c'è un grande di questi anni, di quegli anni che non si sia esibito a Pescara Jazz. Poi nel 76 ha avuto questo momento di interruzione, come tutti i grandi festival internazionali, interruzione dovuta al momento politico, al terrorismo, gli anni di piombo, la contestazione giovanile, il motto musica gratis per tutti che portava così a chiedere di entrare gratuitamente nei concerti, ma soprattutto portava dei disordini, non solo nel jazz, anche in grandi concerti rock del periodo. E quindi in quegli anni le grandi tournée internazionali si esaurirono, non c'erano artisti, soprattutto americani, che venivano in Italia, e i grandi festival si sono così bloccati per alcuni anni. Fu nel 1980, sotto iniziativa di Carlo Lizza, allora assessore alla cultura, che ci fu l'intuizione di riprendere la storia del Pescara Jazz, di affidarlo all'ente Manifestazioni Pescaresi, che da allora ne è l'organizzatore, lo patrocina, e così ha continuato questa sua bellissima storia, il festival, spostandosi poi nel Teatro D'Annunzio, che è un po' la sua sede naturale. Oggi, anche se da qualche anno abbiamo una partnership sempre più importante e solida con il Marina di Pescara, e veniamo ai giorni nostri. Appunto, io poi 5 anni fa, dopo le dimissioni di Lucio Fumo, che ha preferito
lasciare la direzione artistica del festival, a cui è dato tantissimo e a cui va tributato un grande ringraziamento per il lavoro svolto in tanti anni, che hanno donato alla città questo vero gioiello che è il Pescaraggese, alla città, al territorio abruzzese. Ecco, dopo tanti anni, diciamo, di lavoro, ha deciso di lasciare e sono subentrato io come direttore artistico. E questa fin qui la storia, direttore, che ha avuto anche questa pausa, diciamo, legata ai momenti storici che abbiamo vissuto. E c'è stata però anche una pausa molto importante, non per il festival, ma in generale per questi momenti, insomma, drammatici per l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto. La ripartenza del festival del Pescara Jazz è un momento in più anche di ripartenza in generale della vita, che insomma va avanti, che comincia a riprendere. Il settore dello spettacolo però ha vissuto momenti drammatici e quindi questa ripartenza acquista un valore ancora maggiore. Certo, questo va molto sottolineato, perché andiamo ben al di là dei valori artistici, culturali, turistici che il festival esprime. Devo dire però che il festival non si è mai fermato, anzi vorrei ricordare che lo scorso anno, in un momento forse addirittura, se possibile, più incerto di quello di quest'anno, noi a maggio siamo stati i primi in Italia ad annunciare che avremmo fatto il festival, addirittura qualche giorno prima che uscisse il decreto che consentiva di farlo, di cui naturalmente si conoscevano già un po' i contenuti. E quindi siamo stati i primi ad annunciare il festival, l'abbiamo fatto già lo scorso anno. Naturalmente non c'erano le tournée internazionali, ancora una volta non c'erano gli artisti internazionali perché non si poteva viaggiare, però è stato un grande festival con i migliori artisti italiani e quindi noi non abbiamo mai smesso. Però certo è vero che quest'anno ha un valore simbolico più generale di ripartenza e quindi è stato anche quest'anno abbastanza complesso organizzare il festival, anche se quest'anno registriamo il ritorno degli artisti internazionali, quindi come diremo anche più tardi, tra sono grandi artisti. Infatti anche del programma più nel dettaglio. Esatto, ci sono, però va registrato il ritorno degli artisti internazionali. Questo già è un grande messaggio, proprio perché segnala che la mobilità internazionale attualmente ha ripreso i suoi ritmi, non è, diciamo, una mobilità piena, non abbiamo a disposizione una scelta fra tutti gli artisti che molti per motivi loro hanno preferito rinunciare alla tournée. Ricordo per esempio che noi avevamo in cartellone quest'anno Dave Holland, uno dei più importanti contrabbassisti al mondo, un pezzo di storia del jazz, che ha annunciato che avrebbe preferito rinunciare al tour il giorno prima della conferenza stampa. Abbiamo dovuto rifare tutti i materiali, le locandine all'ultimo momento. Quindi non è una piena mobilità, però va registrato innanzitutto questo rientro, diciamo, verso la normalità. Intanto c'è la voglia anche di partecipare a questi eventi per cercare di riacquistare, insomma, certo, un po' di libertà, anche di gioia, di voglia di voler fare, di voler rimettersi un po' in gioco tutti, e questo comunque, certo, è il dato sicuramente importante. Il festival però si vive appunto in totale sicurezza, perché le normative anti-Covid poi si applicano anche a questo tipo di spettacoli, quindi si può stare tranquilli. C'è ancora il Covid purtroppo, ma gli spettacoli, quelli del Pescara Jazz di cui parliamo oggi, sono spettacoli che si possono, di cui si può godere in totale sicurezza. Mi rivolgo proprio al vicepresidente dell'ente manifestazioni pescaresi, Simone D'Angelo. Insomma, non ci ferma neanche il Covid, non vi ferma. Infatti, come ha giustamente ricordato il direttore, il Pescara Jazz non si è assolutamente fermato e abbiamo oltrepassato la pandemia. E chiaramente, come è giusto ricordare, che i nostri eventi sono tutti organizzati in totale sicurezza, talvolta anche a discapito dei fruitori, perché una cosa è avere la possibilità di utilizzare gli spazi a pieno regime, una cosa invece è utilizzare gli spazi con il distanziamento sociale e con tutte le normative Covid in atto. E vogliamo comunque dare un segnale alla città e spiegare a tutti i telespettatori che i nostri eventi sono sicuri. Siamo felicissimi che da questa sera sarà possibile tornare al Teatro d'Annunzio per il Pescara Jazz, perché questa sera sarà la serata di esordio della nostra manifestazione all'interno del Teatro d'Annunzio, in quanto la rassegna inizialmente si è svolta al Marina di Pescara,
che ringraziamo anche per aver fatto godere ai nostri fruitori spettacoli in sicurezza, perché le normative Covid sono ovviamente delle nostre priorità e delle priorità per tutte le persone che vogliono seguire i nostri spettacoli. Tra l'altro l'importanza culturale identitaria di questo festival è riconosciuta anche dagli enti, perché c'è insomma il sostegno anche delle istituzioni. Sì, il Pescara Jazz è un fiore all'occhiello per l'offerta culturale cittadina, regionale, ma mi permetto di dire anche italiana, perché è sempre il festival più longevo e il primo festival italiano del genere, quindi averlo a Pescara è un onore anche per l'ente comune, per l'ente regione e per tutti gli operatori culturali della città che hanno la possibilità di spendere anche all'esterno questa bellissima iniziativa che favorisce ovviamente un turismo culturale che è totalmente diverso da quello estivo e dal turismo in genere, perché Pescara è una città di mare, è una città che ha il suo turismo ed avere questo gioiello tra le mani, quindi poter contare su un ulteriore pubblico che viene al Pescara Jazz, quindi a Pescara, per ammirare artisti nazionali ed internazionali nel nostro teatro, è sicuramente una gioia e un ottimo strumento per il turismo locale. Noi intanto, mentre parliamo, stiamo vedendo anche le immagini che ci sta mandando in onda Dino D'Angelo dalla regia, immagini che si riferiscono appunto agli spettacoli che finora abbiamo visto, che erano appuntamenti nel cartellone della rassegna del festival. Ce ne saranno altri, a partire da questa sera doveva esserci anche Gino Paoli, per la verità, che però è stato bloccato, diciamo, da motivi di salute che non c'entrano niente col Covid, questo va detto. Doveva esibirsi appunto proprio questa sera, tra pochissimo, al Teatro D'Annunzio di Pescara insieme ai Funkoff, ma ci sono anche tanti altri appuntamenti previsti nel calendario, si va avanti fino al 30 luglio. Allora, Angelo Valori, direttore artistico, che appuntamenti abbiamo ancora davanti? Questa sera si esibiranno soltanto i Funkoff, ma soltanto è un modo di dire, perché sono un gruppo di 12 fiati straordinario, molto noto nel mondo del jazz italiano per la loro vivacità, quindi è un concerto che non mancherà di conquistare le simpatie del pubblico di appassionati del jazz e di buona musica. Poi domani abbiamo Kenny Barron, che è uno dei pianisti più importanti in questo momento al mondo, riconosciuto come un astro, un pezzo di storia del jazz, che si presenta con il suo All Stars Quartet, featuring Jonathan Blake alla batteria, un altro pezzo da 90. E qui avremmo dovuto avere Dave Holland, che, come ho ricordato prima, ha così preferito non fare la tournée quest'estate, ma comunque il quartetto si presenta come diciamo un momento di altissimo livello tecnico, soprattutto in riferimento alla musica jazz. Poi abbiamo una serata particolare nella quale sono coinvolto anche come musicista, perché avremo un'orchestra d'archi insieme a Serena Brancale, cantante italiana molto nota, ha avuto anche un trascorso pop al Festival di Sanremo, quindi una cantante molto trasversale, e Luca Aquino, trombettista tra i più importanti in Europa, insieme a un'orchestra d'archi che rielaborerà famose canzoni del sud, napoletane, siciliane e così via, in un linguaggio più originale, quindi sarà una riproposizione, un arrangiamento di canzoni legate al sud. Abbiamo delle vere e proprie hit come Caruso, diciamo, che è dedicata a un ambiente diciamo del centro-sud, avremo un omaggio a Battiato, e avremo insomma tante altre canzoni appunto che verranno rielaborate in questo particolare contesto. Poi chiudiamo il 18 con un concerto molto brillante dove Gonzalo Rubalcaba e Aimé Nouviolo, una cantante straordinaria, lui poi un pianista a sua volta tra i più importanti a livello internazionale, e con la loro band Gli Otto Elementi si esibiranno in un repertorio di canzoni sudamericane. Ecco, già soltanto
in queste quattro serate viene fuori una delle linee programmatiche del festival, cioè quella di guardare alla forma della canzone come un momento ponte tra il mondo del jazz e gli altri linguaggi musicali, perché la canzone ha un potere evocativo straordinario, quindi è un modo di far incontrare linguaggi tra diversi, linguaggi diversi tra loro, mondi diversi sul palcoscenico per l'appunto del Teatro D'Annunzio. E c'è anche un'altra diciamo unione, un'altra commistione di generi, se vogliamo, quello musicale e quello letterario, perché c'è anche una collaborazione, se così la vogliamo definire, con il FLA. Il 23 luglio infatti ci sarà una serata nel Pescara Jazz del FLA e poi si chiude il 30 luglio proprio con Vinicio Capossela e la sua bestiale commedia in occasione dei 100 anni, insomma, dei 700 anni di morte di Dante Alighieri, quindi anche questa commissione di generi tra musica e letteratura. Simone D'Angelo. Sì, il Pescara Jazz da sempre è un connubio di artisti internazionali ma anche di esperimenti e quindi credo che la serata con il FLA, che è un partner ormai consolidato dell'ente manifestazioni pescaresi, perché il Festival di Libri e Altre Cose, ricordiamo, si svolge a Pescara da tante edizioni e da diversi anni è un partner molto affidabile, in quanto riusciamo sempre ad organizzare situazioni insieme che portano oltre alla musica anche le parole, così come recita il sottotitolo della serata. Non possiamo ancora annunciare cosa accadrà perché dobbiamo ancora presentarlo alla stampa, quindi è giusto dettare i tempi tecnici in maniera corretta, però sarà sicuramente una serata molto piacevole che sarà appunto un esperimento per questa edizione del Pescara Jazz. Per quanto riguarda invece Capossela, lo conosciamo tutti nelle vesti di cantante e di compositore, vederlo in un contesto del Pescara Jazz sicuramente sarà interessante, sarà un esperimento sicuramente vincente. E invece, ritornando proprio alla musica, il jazz com'è cambiato nel tempo? Lo chiedo ovviamente al direttore artistico del Pescara Jazz, Angelo Valori, che ovviamente di musica ne sa tantissimo. Il jazz è questo genere musicale, insomma, che poi un po' come tutti i generi cambia anche col tempo, segue forse anche un po' le mode, segue il cambiamento anche della società, ecco, con i suoi occhi, insomma, di esperto, come si può dire è cambiato il jazz negli anni? Ma il jazz chiaramente in poche decine di anni ha avuto una metamorfosi che altri generi musicali hanno avuto in periodi molto, molto più lunghi. Ecco, per restare agli anni in cui è nato il festival, quindi gli anni 60 sono stati anni centrali di sviluppo del linguaggio. Adesso, senza fare un trattato di storia della musica, perché dovremmo tornare agli inizi del secolo, forse anche prima, alle radici, al blues e così via, quindi saltiamo tutta questa prima parte e veniamo al dopoguerra, quindi alla nascita del bebop come momento di centralità della focalizzazione del linguaggio jazz. Sostanzialmente poco più di 20 anni dopo nasce il Festival Jazz. Negli anni 60 il Festival Jazz e il jazz in generale era un tipo di musica, proponeva un tipo di musica che era al centro del dibattito sociale, culturale, perché era una musica che parlava di libertà, che parlava di incontro tra culture diverse, quindi soprattutto negli anni 60, cioè negli anni, il decennio in cui nasce il Festival, questo momento di incontro di culture diverse che faceva seguito a un momento di rinnovamento più generale di rivendicazioni sui diritti sociali, sui diritti civili, sulla contestazione studentesca, quindi un momento di fortissimo rinnovamento vedeva nel jazz, oltre che nel rock, ma insomma nel jazz, quindi nelle musiche nuove, noi in questo momento stiamo parlando di jazz, si riconosceva, ecco, era la musica del rinnovamento, era la musica della liberazione, era la musica appunto dell'incontro delle culture diverse. E questo è stato tutt'oggi, però naturalmente abbiamo avuto poi, soprattutto negli anni 80, molte influenze, soprattutto elettroniche, il jazz nasce come musica acustica,
e quindi chiaramente c'è stato un, diciamo, un impatto molto forte negli anni 80 dell'elettronica, a fine anni 70, già negli anni 70, e c'è stato un momento di contaminazione con il rock, con il pop, quindi la nascita della musica fusion. Ecco, di tutto questo Pescara Jazz è stato testimone, perché il festival ha un curriculum che davvero pochi festival al mondo hanno. Come dicevo prima, festival che ha fatto suonare musicisti come Duke Ellington, che anche per motivi anagrafici non ha potuto esibirsi anche in altri festival prestigiosi, ma che poi ha presentato tutti i mutamenti culturali, stilistici che nei diversi decenni, questi cinque decenni appunto che hanno accompagnato la crescita del festival, ha presentato, diciamo, esempi musicali di tutti questi mutamenti, aprendosi a volte anche a elementi esterni al jazz. Ricordo per esempio Bob Dylan, tanto per dirne, o Laurie Anderson, Burt Bacharach, diciamo, tanti musicisti che in qualche modo hanno completato questa visione del jazz come momento di incontro tra culture. Quindi, insomma, si può anche un po' sfatare questa voce, insomma, per cui il jazz è una musica di nicchia per pochi, insomma, ci si sta aprendo sempre più anche a questo genere musicale che soprattutto con il Pescara Jazz appunto sta riportando anche grandi successi di pubblico. Questo è un discorso molto lungo da fare, che mi tocca poi anche molto personalmente. Una domanda richiederebbe molto tempo, però per sintetizzare provo a rispondere dicendo che il jazz è tante cose. Il jazz è tante cose, un po' come è stato detto per gli scacchi, è un mare dove il moscerino può fare il bagno e l'elefante può bere. Diciamo, ognuno può trovarci delle cose, può trovarci il proprio mondo. Il jazz è anche musica di nicchia, nel senso che il jazz è una musica votata alla ricerca di nuovi linguaggi, è votata al nuovo, è votata alla modernità, quindi questo incrocio tra culture, tra linguaggi, tra elementi diversi, mi fa un linguaggio polimorfo e votato appunto alla ricerca musicale. Io personalmente non sono favorevolissimo a che il jazz resti questo momento elitario che molti vorrebbero che fosse, cioè questo momento dedicato esclusivamente alla ricerca musicale, esclusivamente ad essere la musica migliore. Il jazz ha molte qualità e queste qualità vanno coltivate tutte, quindi a mio modo di vedere bisogna anche lavorare molto su quello che il jazz è stato storicamente, cioè un momento di proposizione culturale che deve avere un riscontro sociale molto forte. E con il Pescara Jazz appunto state lavorando molto bene anche in questo senso. Abbiamo pochissimi secondi ancora per chiudere questa chiacchierata, insomma, che abbiamo impostato qui nello studio di televisivo di Rete 8. State già pensando alla prossima edizione, la 50ª, Simone D'Angelo? Lo so che c'è ancora un calendario in piedi, però insomma, visto che... Ovviamente sì, stiamo già pensando a un'edizione straordinaria, un'edizione che deve celebrare ciò che il Pescara Jazz è stato e sarà per il futuro. Ovviamente dobbiamo in qualche modo capire come andranno avanti le normative, come andrà avanti la pandemia. Ma ci auguriamo che questa apertura che c'è stata per l'estate 2021 sia sempre più favorevole per le prossime edizioni, soprattutto perché il 50esimo deve essere celebrato assolutamente nella maniera migliore possibile. Esattamente, allora il tempo è davvero finito, quindi ci salutiamo dandoci appuntamento alle prossime date prevista in calendario e soprattutto questa sera al Teatro D'Annunzio alle 21.15 con i Funk-Off, direttore. Esatto, ripeto che sarà un concerto che stupirà tutti, sono un gruppo molto conosciuto, ma sono musicisti straordinari, sono soprattutto, oltre che bravi, anche molto divertenti e trascinanti.
E per tutto il resto, ovviamente, sui siti sia del Festival che dell'ente manifestazione, insomma del Festival Pescara Jazz che dell'ente manifestazione pescarese, ci sono tutte le date del calendario, quindi insomma chi vuole può consultare tranquillamente il programma del Pescara Jazz che va avanti. Noi a questo punto abbiamo giusto il tempo dei saluti, quindi io ringrazio gli ospiti che sono stati con me in studio, Simone D'Angelo, vicepresidente dell'ente manifestazioni pescaresi, ed Angelo Valore, direttore artistico del Festival Pescara Jazz. Grazie in regia a Dino D'Angelo e grazie ai telespettatori. Buon proseguimento di serata.